Spegnere la telecamera. Benvenuti a coloro che si sono collegati in questo momento dopo la celebrazione dei Vespri. Abbiamo meditato in questa domenica nel rito romano la trasfigurazione, nel rito ambrosiano l'incontro di Gesù al pozzo di Sicaro con la Samaritana. Abbiamo ospite il movimento ecclesiale Apostoli della Parola, nella persona principalmente dell'amico è membro storico della nostra comunità virtuale IDR a 360 gradi, il professor Nicola Paolillo Pugliese, della Diocesi di Milano, insegnante a Busto Arsizio della parrocchia Beata Giuliana, che è una delle parrocchie storiche della Diocesi di Milano. E vado un attimino così dal loro ottimo sito, un sito veramente fatto bene, a presentare questo movimento che oserei dire ecclesiale apologetico degli Apostoli della Parola che si rifanno al grande padre Flaviano Amatulli, missionario, sacerdote, ordinato a Milano e evangelizzatore e formatore dei popoli latinoamericani, se non mi sbaglio, del Messico. Rendendosi conto del grande abbandono in cui si trovavano le masse cattoliche, il 2 luglio, festa della Madonna delle Grazie, la Visitazione del 1978, ha fondato questo movimento ecclesiale, un piccolo seme che pian piano si è trasformato in un albero frondoso, dando origine alla famiglia missionaria degli Apostoli della Parola, di cui fanno parte diverse persone, diverse categorie di fedeli, sacerdoti, uomini e donne consacrati, laici impegnati nell'apostolato a pieno tempo oppure donando parte del proprio tempo. È un movimento che fu dapprima approvato dal vescovo San André Tugstadewer, non riesco a pronunciarlo, e attualmente invece la famiglia missionaria è presente nelle diverse parti del continente americano, in Spagna, in Portogallo, a Capo Verde, in Italia. Ne fanno parte anche diversi insegnanti di religione. Ha uno spirito missionario, ha uno spirito di preghiera, uno spirito di catechesi, di formazione e soprattutto si occupa anche di strappare le persone non solo al maligno, che è una cosa fondamentale e importante, ma anche alle grinfie delle sette dei nuovi movimenti religiosi presenti in Italia. E anche per carità, ma anche negli stati poveri del mondo. Tutto a partire da una formazione teologica adeguata, dalla preghiera, da un dialogo con la Chiesa Cattolica. Loro si definiscono nel loro atto di fondazione un movimento missionario e apostolico a servizio della Chiesa Cattolica e soprattutto in una sana apologetica, dove in pratica si affrontano le verità di fede cristiano-cattoliche attraverso la riscoperta dei dogmi, attraverso la riscoperta del catechismo, attraverso appunto una sana azione pastorale che interpella a 360 gradi le missioni non solo per quanto riguarda la carità, quindi i bisogni materiali, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto appunto spirituale. E quindi in pratica questo movimento si pone anche molto molto in dialogo con le chiese separate, in una dialettica molto forte, molto oserei dire temeraria, perché rispetto al dialogo ecumenico questo movimento si occupa proprio di ricondurre le persone, correggimi se sbaglio, Nicola, nell'unica chiesa cattolica. Poi magari Nicola riesce a spiegarlo meglio. Perciò passo la parola a Nicola e buon ascolto a tutti. Grazie per essere intervenuti. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, diciamo che il nostro fratello e collega Tiziano ha fatto una breve sintesi, insomma, di quello che è la realtà. Ecco, io ho visto collegato anche il nostro carissimo Daniele Fontana, che per così dire verso il termine, cercheremo ecco, di non prolungare molto, così da lasciare spazio anche un po' di domande, ci farà una sua testimonianza. Io non anticipo niente, lui è stato così gentile, lo ringrazio in anticipo per
aver deciso, ecco, di partecipare. E poi vedo anche una figura storica di mia appartenenza che è sorella Carmen, delle Missionarie Apostole della Parola. E Carmen, tu ci senti, vero? Sì. Allora, io ringraziando tutti in anticipo, mi permetto di cedere la parola all'autorità ecclesiastica, quindi alla sorella, alla suora, e anche perché hanno un po' da fare in comunità, quindi mi era stato chiesto di fare un piccolo intervento in anticipo. E quindi niente, ti dedico quindi prima il tempo, poi magari passeremo. Diciamo, sarà più che altro una forma anche di testimonianza, non è una sorta di conoscenza in profondità di quello che sono le realtà diverse dalla Chiesa Cattolica, però cercherò di raccogliere un po' anche il discorso di centrare appunto il segno. Ecco Carmen, io ti cedo volentieri la parola, poi insomma appena termini magari poi mi avvisi. Tutto qui. Grazie. Ecco, buonasera a tutti. Sono sorella Carmen delle Missionarie Apostoli della Parola. Sono messicana dal 2012 che mi trovo qui in Italia. E ho realizzato la missione in Paraguay, Messico e qui. Quindi, come già si aveva detto prima, la nostra comunità è fondata nel Messico da padre Flaviano Matuli. Lui, innamorato della parola di Dio, da piccolo che suo nonno le aveva insegnato la parola di Dio, diciamo, è entrato questo grande amore verso la parola. E quindi questo, all'arrivare nel Messico come missionario, ha voluto che tutti potessero conoscere la parola di Dio. Quindi è il suo grande desiderio è che tutti i cattolici possano avere la Bibbia. Lui sempre diceva Bibbia per tutti e Bibbia per tutto, tutto con la Bibbia, niente senza la Bibbia. Questa era una delle cose che aveva molto presente il nostro padre fondatore, che come sapete nel 2018 è tornato alla casa del padre. Quindi per noi come Apostoli della parola ha una grande importanza la parola di Dio. Perché? Perché nell'America Latina abbiamo una realtà molto molto difficile, già che siamo vicino agli Stati Uniti e ci sono tanti gruppi non cattolici. Quindi purtroppo approfittano dell'ignoranza e della povertà della gente, povertà in tutti i sensi. Quindi ci sono tanti gruppi, tanti che nascono come funghi. Quindi vediamo che purtroppo, per esempio, adesso la metà del Guatemala non è più cattolico. Perché? Perché sappiamo, no, che purtroppo approfittano questi gruppi dell'ignoranza delle persone. Il non conoscere la parola di Dio. Quindi padre Amatulli, all'iniziare la sua missione nella zona con gli indios la Chinancla in Oaxaca, aiutato per Monsignor Guillermo Ranzauer, ha avuto questo grande desiderio che il cattolico possa innamorarsi della parola di Dio, ma che non veda la parola di Dio come con gli occhi del scienziato, ma con gli occhi del credente, che possa scendere la parola di Dio dalla testa al cuore, che sono 30 centimetri, però che è molto difficile a volte che scenda. Purtroppo questo a volte è difficile. E quindi questo è uno, diciamo, il legato che ci ha lasciato padre Amatulli, l'eredità, l'amore verso la parola di Dio. Avere la parola di Dio sempre per i sacramenti, per la messa, per la preghiera della sera, tutto fare con la parola di Dio, anche i raduni, sempre avere la parola di Dio al centro. E quindi per me questa missione
che realizzo mi riempie di gioia, perché purtroppo in questo periodo non possiamo uscire, però attraverso di questi mezzi possiamo entrare anche nelle famiglie, che prima lo facevamo porta a porta e che con grandi risultati, perché il Signore ogni giorno ci dava delle esperienze bellissime, e spezzare la parola con i più bisognosi. E quindi io vi ringrazio per questi momenti che mi avete lasciato per parlare. Ci affidiamo nelle vostre preghiere, perché ecco, abbiamo anche bisogno di voi, che siete anche parte della nostra famiglia, perché noi lasciamo la nostra nazione. E quindi dice la parola, chi lascia padre e madre, ecco, riceve il 100 per 1. E quindi siete parte della nostra famiglia. Ci affidiamo alle vostre preghiere per continuare la nostra missione. Ringrazio Nicola, che lui ha fatto e fa molto per la nostra comunità. Nicola è stato un sostegno molto grande per Padre Amatulli. Padre Amatulli ha avuto fiducia in lui, quindi anche in Anna Rita, sua moglie. E ringrazio a Nicola per questa forza di volontà, questo coraggio e questa perseveranza che ha aiutato molto e che sta facendo tanto anche lì dove si trova. Grazie a tutti e buon cammino di Quaresima. E a te la parola, Nicola. Grazie, però puoi dire a tutti che non ti ho pagato per dire questo, quindi è molto libera, spontanea. Grazie sorella, grazie, la preghiera è reciproca e grazie di questa bella testimonianza. Scusami Nicola. No, di niente, grazie. Anche a noi manca molto non poterle più vedere come prima, perché insomma per via di una cosa, per via di un'altra diventa sempre complicato. Ecco, io mi permetto di insomma fare una piccola testimonianza. Poi Carmen, non so se volevi presentare il libro Le domande e risposte, il testo che voi diffondete. Questo libro forse molti già lo conoscono, è il libro Padre Amatulli, ha scritto almeno 90 opere, da cui uno di questi si chiama La risposta si trova nella Bibbia, molto semplice libro, ci sono gli argomenti riguardo alla Chiesa, Maria, pure la gerarchia, la croce, tutto a livello popolare, la domanda e la risposta con i testi biblici. Comunque chi si interessa o magari qualcuno che voi conoscete lo vuole, sempre lo potete chiedere anche a noi, e poi Nicola vi darà i numeri di telefono, si spedisce per posta, non c'è un prezzo, un'offerta libera. E quindi grazie, ci sono tanti altri libri, soltanto che non tutti sono tradotti in italiano, alcuni, perché Padre Amatulli scriveva sempre in spagnolo. Bene, questo, grazie e buona continuazione. Grazie ancora sorella, io ti abbraccio e ci aggiorniamo prossimamente. Allora, spero chiaramente che la cosa non risulti un po' pesante, anche perché dietro chiaramente uno schermo, noi, anche chi fa didattica a distanza, anche a me capita a scuola di fare part-time 50-50, quindi la pesantezza c'è. Ecco, però vi ringrazio davvero per aver risposto con tanti a questo invito, grazie davvero anche a Tiziano, insomma, per l'opportunità. Ecco, questo è un tema, come tanti altri, che è dedicato, no? O ti piace o non ti piace. Non ha torto anche i miei stessi colleghi, no? Che condividono anche la mia stessa passione, a volte non ci si comprende su questo, magari si vede la tematica dell'apologetica, lasciatemi passare il termine, come se fosse una cosa dell'antichità fatta di spade, guerre, inquisizione, senza rendersi conto che effettivamente sia nei documenti magisteriali della stessa Chiesa, mi viene in mente uno Lumen Gentium, no? Quando dice che con il sacramento della confermazione siamo più vincolati, obbligati, fermo il documento conciliare, a diffondere, a difendere la fede come veri testimoni di Cristo. E poi a volte ci si dimentica che la stessa Chiesa, no? Che è intervenuta su questa
dinamica, proponendo alcune linee pastorali. Ecco, noi non parliamo, non facciamo riferimento alle cosiddette chiese storiche, con le quali comunque condividiamo almeno in linea di massima i primi 7 concili ecumenici. Noi facciamo riferimento a quei gruppi che sono sorti sulla scia appunto anche della riforma stessa luterana a principio del nostro secolo e che purtroppo, come diceva e anticipava prima anche la sorella, fanno tanto danno a quei cattolici che, ahimè, purtroppo o sono lasciati allo sbaraglio dalle proprie comunità cristiane oppure magari non approfondiscono la fede. Io mi permetto di mettervi, in modo tale che magari mi seguite anche con più facilità, ecco, non mi prenderò tanti minuti, giusto per dare alcune linee. Questo documento che è preso praticamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, e praticamente la Chiesa afferma, è impossibile, a proposito delle 7 movimenti religiosi, dare una risposta semplice. Non possiamo essere ingenuamente irenici, occorre informare i fedeli e impegnare professionisti. La sfida delle 7 dei nuovi movimenti religiosi deve essere uno stimolo a rinnovarci in vista di una maggiore efficacia pastorale. E poi, questo lo dichiara la Chiesa, vedete nel documento che si chiama Il fenomeno delle 7 e dei movimenti religiosi. Ma la cosa curiosa, che ho avuto modo di approfondire, è quello che la Chiesa dice nell'impegno della Chiesa di fronte al fenomeno religioso. Afferma che tra le cause che maggiormente favoriscono l'espandersi delle sette va sottolineata la scarsa conoscenza della Sacra Scrittura da parte della maggioranza dei fedeli. Si tratta di un'ignoranza che a sua volta è parte di una più ampia difficoltà di molti credenti in rapporto alla conoscenza della propria fede, frutto di una scarsa o inefficace catechesi o anche di una prevalente attenzione alle dimensioni legate alla sola promozione umana nella vita della comunità. Anche le lacune che si manifestano negli operatori pastorali, presbiteri, catechisti, animatori, vanno incluse tra i fattori di espansione delle sette. E poi l'altra cosa che per me è interessante è quando la Chiesa afferma che bisogna creare in ogni comunità diocesana dei gruppi specializzati che studino diversi fenomeni delle sette e dei nuovi movimenti religiosi presenti nel territorio, per poter offrire a tutti conoscenze e indicazioni circa gli atteggiamenti da assumere nei loro riguardi. Ebbene, non so se voi magari ne siete a conoscenza, adesso non so benissimo le zone, ricordo che Tiziano comunque è da queste zone, però ad esempio a Milano è attivo il GRIS. Il GRIS sarebbe quel gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, prima chiamavano setta, ora socio-religiosa, o anche a Bologna, ci sono varie parti, Campobasso, che sono praticamente uno anche più attivo dell'altro. Ebbene, se può interessare, io vi racconto un po' brevemente come sono giunto anche a questa dinamica. Poi chi fosse interessato ad approfondire queste dinamiche e direi anche problematiche relative al mondo delle 7 movimenti religiosi, vi preannuncio che è diciamo, prossima la pubblicazione di un libro, quale mi ha aiutato anche Daniele Fontana su una cosa che poi vi dirà anche dopo, la pubblicazione di un libro che è proprio è un'introduzione al tema delle 7 movimenti religiosi. E poi magari vi darò indicazione nel gruppo, magari anche tramite Tiziano. Ecco, ognuno di noi sicuramente ha una sua storia. Io magari ho la mia con i miei beati 33 anni, magari qualcuno di voi che è un po' più grande di me ha una sua storia comunitaria e anche appunto parrocchiale. Ebbene, noi sappiamo tutti, no? Soprattutto nei nostri ambienti, io provengo da Barletta, una città della Puglia, vecchia provincia di Bari, dove le parrocchie praticamente sono così tanto numerose che praticamente, e non ho paura a dirlo perché mi piace come lo è Tiziano la schiettezza, vedere come all'interno appunto di queste realtà anche parrocchiali io stesso ho sperimentato praticamente la lontananza da quella fonte che per noi è diciamo, fondamentale, a parte anche la tradizione che è appunto la Sacra Scrittura. Io ricordo di aver partecipato per 4 anni, nel contesto delle superiori, con un mio amico che praticamente scopersi dopo, tramite la Bibbia, che è la traduzione del nuovo mondo delle Sacre Scritture, quindi se qualcuno è addentrato nel campo, mi riferisco ai testimoni di Geova, il quale ad un certo punto incominciava, io ricordavo di frequentare primo, secondo, terzo e quarto,
incominciava a spiegare un po' alcune delle loro verità di fede. Io chiaramente avendo 15, 16, 17 anni non è che poi avessi una grande conoscenza, no, del mondo biblico, anche del mondo stesso religioso, però mi incuriosiva il fatto che questo ragazzo, direi molto perspicace, riusciva a trovare una risposta a tutte le domande che io magari gli ponevo, no? Le classiche obiezioni, no? La Chiesa si comporta male, i preti sono in un certo modo. Ed è chiaro che di fronte a determinate, ecco, domande, determinate risposte, io dicevo, ma è possibile che io, essendo cattolico, non riesco a trovare una risposta esistenziale che mi permettesse di confrontarmi con il diverso da me? Io vi dico con tutta sincerità che questo mi aveva creato davvero una crisi, mi aveva portato completamente allo smarrimento più totale, tant'è che ricordo di essermi recato dal mio parroco, e non faccio nome e cognome perché insomma è ancora vivente, e di avergli detto, guardi che padre, che insomma sto avendo questo tipo di problema, lei che cosa ne pensa? La risposta che ottenni mi lasciò davvero perplesso, mi disse lasciali stare perché sono falsi profeti. Diciamo che una risposta del genere mi aveva di più convinto che effettivamente c'è qualcosa che non andava. E sapete un po' come fa la canzone, no? Dei ricchi e poveri, che confusione sarà perché ti amo. Diciamo che questa confusione io l'ho portata avanti per tanto tempo. Mi piaceva, come mi piace tutt'oggi, l'approfondimento nel campo religioso. Io una cosa, ad esempio, se non mi convince, mia moglie lo sa insomma anche meglio di me, devo fare di tutto pur di ricercare, perché il dubbio mi rimane, sicuramente mi rimarranno dubbi fino a quando insomma il Signore non mi chiamerà nella gloria. Però ricordo di aver partecipato, no? Di aver frequentato queste adunanze da parte di queste persone che poi, per carità di Dio, restano sempre persone degne di tutto il rispetto possibile. Ma non ero riuscito ad ottenere magari delle soluzioni pratiche da parte degli agenti stessi pastorali, no? Anche i catechisti, i parroci. E poi ricordo che invece un laico normale, che aveva una salumeria di fronte alla chiesa, con questa persona mi ero confrontato ed era riuscito poi a trovare praticamente delle chiavi di lettura, e grazie a lui poi ho cominciato un riavvicinamento appunto alla stessa Chiesa Cattolica. Io poi mi chiedevo, potevo fare qualcosa all'interno della mia chiesa? Potevo essere d'aiuto, no? Tiziano all'inizio ha anticipato un po' le missioni, l'evangelizzazione che noi stessi facciamo, e non riuscivo a trovare un gruppo, anche perché poi chiaramente nella chiesa ce ne sono tanti, no? Che si occupano di questo, però è normale, non è che tu puoi conoscere tutto di tutti, insomma, all'epoca non conoscevo niente di che, e ricordo che quando frequentavo dei weekend vocazionali presso un convento in provincia di Bari, nei Frati, avevo avuto modo di avere tra le mani un libro di padre Flaviano, che all'epoca si chiamava Dialogo con i protestanti, che tradotto in italiano era la Chiesa Cattolica e le sette protestanti. E ricordo che mi aveva colpito questo testo, che praticamente non potevo prenderlo perché era dalla comunità, però andavo alla ricerca, e col tempo, più passa appunto il tempo, più mi rendo conto che volevo appunto, e avevo questa nostalgia di aiutare la comunità cattolica, ecco, seguendo le indicazioni stesse magisteriali, cioè cercare di creare appunto quei gruppi, perché dalle mie parti comunque di Testimoni di Geova, di pentecostali, ce ne sono tantissimi, anche al nord ce ne sono, d'accordo, ma non come il centro-sud, cioè il centro-sud sono davvero tappezzato. E ricordo di aver fatto questa ricerca appunto in internet, e non so se è stato Dio che mi ha aiutato, oppure anche un po' la casualità nel fatto che mi piace insomma cercare, mi hanno messo in contatto appunto con queste missionarie. Da lì, dal 2009-2010 circa, è cominciato poi questo aiuto, e praticamente di anno in anno io faccio la promessa come volontario laico missionario all'interno di questa realtà ecclesiale. Ecco, noi abbiamo svolto delle evangelizzazioni. Abbiamo svolto delle evangelizzazioni, qui poi torniamo anche al titolo, che non è un titolo casuale, no? Le sette movimenti religiosi, sfida o accettazione. Diciamo che è un titolo un po' provocatorio.
Però questo fa comprendere come noi, svolgendo queste evangelizzazioni all'interno di alcuni territori, ricordo di essere stato a Taranto, anche a Napoli, noi ci siamo accorti che, praticamente, almeno io delle mie prime esperienze, che praticamente il popolo cattolico era completamente a digiuno di determinate, ecco, verità di fede, no? Però abbiamo anche notato grande devozione anche popolare, che è quello che alimentava appunto la fede di queste persone, chiaramente semplici, che magari possedevano soltanto questo. Però ci siamo resi conto che c'era proprio un'ignoranza sia voluta, magari qualcuno dice, senti, a me non me ne importa niente di quello che nella Chiesa si fa, va bene la recita del rosario che faccio, va bene tutto quello che mi hanno trasmesso, però non mi importa di quello che la Chiesa propone. E poi anche un'ignoranza voluta, cioè un altro tipo di appunto di diversante, perché da un lato vediamo come a volte anche siamo resti al, diciamo, agli inviti stessi del parroco che dice guardate che c'è una catechesi biblica, guardate che c'è questo, e chi partecipa sicuramente sono sempre i soliti, poche persone che magari poi, ecco, tornano a casa molto più cariche di prima. E investigando un pochino di più all'interno della Sacra Scrittura, io mi sono accorto, tramite poi l'utilizzo del termine greco, che effettivamente anche la Sacra Scrittura non è che poi mette, diciamo, in discussione la difesa stessa appunto della fede, che è quella tanto cara a noi, proprio perché, ve ne cito soltanto uno tra i tanti passi biblici, la prima lettera di San Pietro, che voi sicuramente conoscete, insomma, capitolo 3, versetto 15, Pietro dice che ognuno di noi deve dare ragione della speranza che è in noi. Se voi consultate il testo greco, il termine ragione della speranza traduce il greco apologia. Mi sorprendeva questa traduzione, che non significava apertamente, appunto, tu devi per forza difendere obbligatoriamente la fede, altrimenti... Perché poi Pietro dopo dice, ma tutto questo si è fatto con dolcezza e rispetto. Perché nel momento in cui si parla male di voi, che rimangano svergognati coloro che malignano contro di voi. Questo poi mi ha fatto prendere la consapevolezza che la fede è una cosa molto bella, che deve essere chiaramente vissuta, ma che deve essere appunto conosciuta. Mai ho visto io un avvocato difendere proprio assistito se prima non avesse studiato il codice o se prima non avesse studiato determinati... problematiche, no? Il codice civile, il codice penale, quindi maneggiasse con audacia questo appunto manuale, no? Allo stesso modo anche noi, chiaramente cristiani, cattolici, fedeli, e questo sicuramente anche gli altri esponenti delle altre grandi confessioni cristiane, no? Come ad esempio la settimana scorsa abbiamo avuto la grande madre Teodora, ci possono insegnare, noi dobbiamo ritornare un po' alle origini, ecco, anche della nostra stessa fede. E giusto se mi permettete, io vi cito un'altra cosa che sicuramente è utile. A proposito della questione, sapete che del titolo, no? Sette sfida o accettazione. Io ho preparato praticamente questo schema che uso poi anche a scuola con i ragazzi. Qualcuno mi pare che me l'ha chiesto anche nel gruppo, gliel'ho inviato tranquillamente tramite mail, non ho avuto problema. Ecco, seguendo un po' la scia, la metodologia auspicata da... Si riesce a leggere? Riuscite a vedere? O allargo un po'? Sì, allargo un po', sì. Va bene, grazie. Secondo la metodologia utilizzata anche da Introvigne, Antonio Fasol, Roberta Grillo, che comunque sono molto addentrati nel campo, ecco, loro distinguono nel termine setta... un punto di vista, no, criminologico, che sarebbero appunto quei gruppi, no, quelle sette, quei gruppi religiosi chiusi, che probabilmente commetteranno gravi reati, no? Il Tempio del Sole nel 1993 ha fatto una strage su questo. E poi l'altro significato, che chiaramente non è offensivo, ma neanche il primo, è da un punto di vista sociologico. Cioè, praticamente il vocabolario dice che la setta è un gruppo politico, religioso, sociale, che si è distaccato dal tronco originale. Cioè, questo ti fa comprendere come la parola setta non è una parola dispregiativa, perché anche noi utilizziamo, ad esempio, la parola setta quando creiamo, no, dei gruppi d'amicizia, ad esempio, vabbè, non la utilizziamo perché è andata in disuso, però quando, ad esempio, abbiamo dei gruppi d'amicizia formati da tante, tante persone, è normale che iniziano a crearsi delle divisioni, iniziano a crearsi, appunto,
delle idee che sono completamente diverse e iniziano poi a subentrare invidia, gelosie e a scapparsene, andarsene tutti quanti. Quindi, in un senso lato, anche nelle nostre relazioni quotidiane, noi abbiamo a che fare con dei gruppi ideologici appunto settari. Quindi non vedo il motivo per il quale tante persone si dovrebbero offendere se viene utilizzato il termine setta, anche perché bisognerebbe poi contattare il grandissimo Nicola Zingarelli e far eliminare la parola dal vocabolario. Cioè, purtroppo è un problema, abbiamo a che fare con tutti. E poi l'altra cosa importante che io mi permetto di segnalare ha a che fare con le principali tecniche di persuasione. Ecco, sono stati condotti tanti studi su questo tipo di problema. Poi, se volete, ripeto, queste slide ve le mando volentieri, non c'è nessun problema, il lavoro lo mandiamo, lo mettiamo a disposizione. Ecco, alcuni hanno evidenziato, chiaramente queste però sono testimonianze fatte dai fuoriusciti stessi. Ecco, loro affermano, ad esempio anche, come ha indirizzato pure Antonio Fasol nel libro Le Sette Svelate, afferma che il reclutamento dei potenziali adepti avviene secondo strade diverse, ad esempio partecipazione a conferenze, incontri e attività che vengono svolte verso palestre, centri di estetica o fitness, centri naturalistici e quant'altro. Noi vediamo che anche il mondo evangelico su questo è molto ampio, no? Organizzano appunto queste conferenze, ci sono anche i New Age che fa questo, gli Scientology e anche i mormoni stessi, no? Ti propongono ad esempio lo studio dell'inglese, però poi la finalità comunque cioè, si comprende. Ecco, stasera mi dispiace che non è potuto intervenire un mio carissimo amico che è stato comunque mormone, però spero abbiamo possibilità successive. Visite domiciliari effettuate particolarmente in occasioni di momenti di culto. Scusami Nicola, potresti ingrandire un attimo perché qualcuno poi fa la fotografia, poi se puoi, magari se sono firmate digitalmente, se me le puoi mandare o le puoi inviare sui gruppi, ecco. Certo, non ho nessun problema ad inviarle, anzi, grazie. Visite domiciliari, più di qua non posso andare, ragazzi, non posso aumentare di più. Visite domiciliari effettuate particolarmente in occasioni, momenti difficili o dolorosi per la persona visitata. La somministrazione di test di personalità, no? Dove tu non farebbe altro che emergere poi carenze personali e quant'altro. Ad esempio su questo gli Scientology sono dei campioni, no? Insomma. L'offerta di corsi biblici o di letterature, approfondimento di altri testi ritenuti sacri, la proposta di corsi per sviluppare le proprie potenzialità psicofisiche o l'offerta di corsi di particolari tecniche di rilassamento. Poi abbiamo l'offerta di attività lavorative che garantirebbero successo nella vita e la possibilità di notevoli guadagni economici e poi la pubblicità in internet anche tramite la creazione di veri e propri gruppi religiosi virtuali. È chiaro che poi, su questo magari mi fermo, per non andare un po' oltre, per onestà bisogna dire che queste tecniche non sono soltanto in uso presso questi gruppi, ecco, diremmo noi, ideologici e settari, ma cioè, li riscopriamo in tutti i tipi di settori. Cioè, il problema è quanto più la mente può essere plagiata, quanto più magari una persona può essere imbevuta, no? Da parte di un'altra, tu dici io sono così preso che purtroppo non ci vedo più, no? La mia mente viene così plagiata che non vedo che cosa sta fuori di me. E ahimè, anche degli studi che sono stati condotti su queste problematiche, ad esempio lo studio fatto da Hunter, lui parlava di lavaggio di cervello all'interno di questi gruppi, però bisogna anche ammettere che non ha avuto un riscontro scientifico appropriato ed è per questo che comunque è un argomento che io non lo prendo in esame perché finché non c'è una validità, ecco, sostanziale, forse è meglio comunque non trattarlo. Ecco, io finisco, ecco, concludo, anche perché purtroppo c'è il tempo è quello che è. Rispondendo alla domanda posta, ecco, nel volantino, queste sette sono una sfida o un'accettazione? Ecco, io direi che la risposta risiede in entrambi i termini. Sono una sfida per noi. Per il semplice motivo che la sfida migliore è quella che tu combatti tutti i giorni, non che combatti magari facendo guerra, ma quella che combatti anche a livello spirituale, intellettuale, per far chiaramente prevalere poi la tua identità stessa, no? Da cattolico. E poi un'accettazione, perché ormai comunque cioè, fanno parte, noi non possiamo chiudere gli occhi davanti a realtà che comunque ci mettono anche in crisi, ci mettono anche in discussione.
Cioè, io non so se è una cosa che scandalizza, però alla fine c'è le persone che sono più grandi di me, insomma, che nella comunità ne hanno viste di cotte e di crude, no? Insomma. Però io posso garantirvi che tanti, tanti preti, suore, soprattutto catechisti, hanno deciso di abbandonare la nostra stessa Chiesa cattolica romana, diciamo questa dicitura, che comunque ormai non si usa più, per abbracciare questi gruppi chiusi. Io non parlo di chiese storiche, io parlo proprio di gruppi chiusi. E se voi ci fate caso, ogni chiesa storica sta facendo i conti, purtroppo, con queste realtà. Ogni chiesa storica, i luterani stessi, no? Con cui abbiamo comunque ritrovato una comunione, anche le stesse chiese riformate luterane stanno facendo i conti. Io ricordo tempo fa c'era stata un'intervista fatta al patriarca romeno, patriarca della Chiesa Ortodossa romeno, quando poi fece l'accenno proprio alla questione delle sette religiose, il patriarca si arrabbiò, cioè che disse: ci stanno facendo proprio un disastro fenomenale dei nostri fedeli, ecco, cristiani, parlo della Chiesa Ortodossa, no? Ecco, io spero, lo so che non ho detto molto, insomma, ho voluto fare una piccola introduzione anche per far conoscere un po' l'attività. E quando ho detto all'inizio che chiaramente ognuno di noi ha la sua storia, è proprio per far capire che effettivamente uno non può dire che quello che tu dici, io di quello che tu dici, scusate, io rimango indifferente, non me ne importa niente, perché forse il problema non ci riguarda oggi, però domani non sappiamo mai a che cosa noi andiamo incontro. Io ringrazio, non so, Tiziano, vedo che doveva prendere la parola, poi dopodiché io cedo la parola a Daniele che... No, cediamo subito la parola a Daniele, grazie perché sei stato esauriente, poi ti farò delle domande in base anche a quello che c'è scritto sui nostri manuali di religione al liceo, in modo che andiamo a rispondere un po' alle domande dei ragazzi. Prego, Daniele, grazie. Se vuoi presentarlo, Paolo, Paolillo. Ecco, vi presento Daniele Fontana. Va bene così? Sono stato sintetico? Vai, Daniele, vai. Mi sentite? Ok, buonasera a tutti. Mi chiamo Daniele Fontana. Sono il titolare fondatore di una pagina su Facebook che si chiama Uscire dai Testimoni di Geova, che è la più grande in Italia su questo argomento proprio. E io che dire, posso raccontarvi in breve la mia storia. Sono nato in una famiglia di Testimoni di Geova, quindi la mia famiglia è attualmente ancora Testimoni di Geova. E quindi, come tutti i bambini che nascono in una famiglia che ha un credo religioso, io sono stato indirizzato in quel credo religioso, quindi sono cresciuto frequentando settimanalmente le tre adunanze che all'epoca c'erano di studio, e pian piano crescendo, insomma, andando di casa in casa, a bussare alle porte delle persone, a lasciare i volantini, le riviste... E poi all'età di 15 anni, spinto anche un po' dall'ambiente, un po' anche da appunto gli altri fedeli, no? Che ti fanno capire: dai, adesso dai su, adesso fai il grande passo, diventa realmente un testimone di Geova a tutti gli effetti. A 15 anni mi sono battezzato. Il loro battesimo è: ti prendono, ti mettono, ti immergono proprio in una vasca d'acqua e risali dopo qualche secondo, e da lì, secondo loro, sono un testimone di Geova. Ma a 15 anni capite bene che uno non può prendere una decisione che poi riguarda tutto il resto della propria vita, perché se poi quando cresci scopri tante altre cose da adulto e ti rendi conto che magari quella cosa non fa per te e cambi strada, poi nascono veramente i problemi in questa organizzazione. Infatti così avvenne. Nell'adolescenza cominciai a capire tante cose che non mi quadravano. Un po' il mio carattere, per fortuna, un po' il mio angelo custode forse mi ha aiutato a capire che c'era qualcosa che non mi quadrava in quelle regole. E poi a 20 anni me ne sono uscito. Da quel momento in poi, come ben sapete, se qualcuno non lo sa, da quell'istante in cui... tu decidi oppure vieni espulso da quell'organizzazione, in quel caso io ho deciso di uscire da quell'organizzazione, da quell'istante sei
praticamente cancellato. Cancellato, ma io dico letteralmente, se ti incontrano per strada non ti salutano più, non vieni più considerato esistente, cioè sei un morto per loro, un morto che cammina. E il problema nacque anche con la mia famiglia, perché la stessa cosa, la stessa regola vale per i familiari. Quindi da quel momento in poi non venni più invitato a mangiare a casa con i miei genitori, con i miei fratelli, le mie sorelle. Io ho una famiglia numerosa, siamo 6 figli, 4 nipoti, quindi insomma una bella famiglia numerosa. Da quel momento in poi nessuno cominciò più a telefonarmi, a chiamarmi al telefono. Quindi immaginate bene, a 20 anni, anche se io ero un carattere deciso, intraprendente, però veramente ero da solo a tutti gli effetti, ho dovuto cominciare a cavarmela sotto tutti gli aspetti da solo. Per fortuna adesso sono passati tanti anni e mi sono rifatto una vita, amicizie, un mio tessuto sociale, insomma adesso sto bene, posso dire, però per 10 anni devo dire che è stata veramente dura la cosa. Si rischia la depressione, si rischiano momenti di sconforto veramente molto molto profondi, perché i tuoi affetti, tutte le persone che conosci, le tue amicizie, la tua comunità con cui sei cresciuto, con cui sei nato, a un certo punto da un giorno all'altro non ce l'hai più e tu ti rendi conto di far parte del nulla, di niente, anche perché tutto il resto al di fuori del segno di Giove viene visto come malvagio, peccatore, pericoloso. E quindi tu da un secondo all'altro ti trovi dall'altra parte e dici: oddio mio, adesso veramente sono in mezzo a tutte queste persone delinquenti, queste persone, oddio, dove mi muovo potrei sbagliare, potrebbero farmi del male. Quindi avere la fiducia poi negli altri, nel prossimo, è veramente molto molto difficile. È un lavoro certosino che devi fare giorno per giorno per ricostruire innanzitutto la fiducia in te stesso e poi negli altri. E quindi insomma decisi poi nel 2012 di probabilmente, anche perché nel 2012 posso dirvi che io feci un percorso di riavvicinamento a Dio, alla fede, e quindi nel 2012 poi io divenni cattolico da adulto, avevo 32 anni, sì, con la notte di Pasqua, con il battesimo, comunione e confermazione ricevetti. Quindi forse quell'anno, ecco, lo Spirito Santo, un po' tante cose mi aiutarono a prendere questa decisione di creare un gruppo su Facebook, una pagina grande, che aiutasse altre persone a non fare lo stesso mio errore, oppure cioè, magari a non fare quell'errore di entrare in quella setta, e per chi c'era dentro, per chi ne era uscito, avere anche la forza di trovare coraggio, perché c'erano tante persone come me che ce l'avevano fatta e potevano ricostruirsi una vita, cosa che a molti non riesce, non è molto facile. E quindi aiutiamo, ecco, quotidianamente tante persone che ci scrivono, che ci leggono nell'informazione su questa setta che purtroppo è molto abile, molto addestrata, molto furba, molto potente, molto ricca, che riesce a manipolare veramente la mente delle persone. La torre di guardia, no? La società della torre di guardia. C'è questo bel documentario datato che ho... Tra l'altro è fatto con testimonianze di testimoni di Geova di allora ed ex testimoni di Geova di allora, di matrice protestante, però è fatto e ben fatto. Tutto il problema di lui, che ecco, che fonda questo gruppo biblico, la traduzione del Nuovo Mondo, poi la casa di Abramo, Bessarim, non mi ricordo come si chiama, e poi tutto il problema anche del loro presunto pacifismo. Loro non votano, non, però vogliono ricevere sussidi dallo Stato, vogliono entrare in intesa con lo Stato, non possono fare le guardie giurate, non possono avere armi, lo so perché mio zio come guardia giurata è stato allontanato dai testimoni di Geova. E poi c'è il caso proprio di, insomma, del Messico, di stati africani dove addirittura sono stati trucidati per non aver aderito ai partiti nazionalistici
locali. Insomma, poi le trasfusioni del sangue, il problema che spesso deve intervenire un giudice, sono diversi film anche ispirati a storie vere su appunto su questioni di bioetica e testimoni di Geova, l'obbligatorietà dell'andare porta a porta, quindi di tenere anche dei registri, delle cose, l'interpretazione biblica, le questioni morali, le questioni anche loro, l'abuso, la loro cristologia, che non riconoscono Cristo come Dio, la loro escatologia, il duplice paradiso, la nuova creazione, ma anche i 144.000 che vedranno Geova, che è una traduzione sbagliata di Yahweh, anche se pure Yahweh è sbagliato, non sappiamo qual è il nome di Dio vero e proprio. E quindi, insomma, una serie di tante cose. C'è, cioè, la cosa che più mi scandalizza è questo duplice ordine di salvati, cioè che ci sono gli eletti e poi la seconda categoria, quelli che staranno in un nuovo mondo insieme agli animali, eccetera. Vabbè, insomma, questo un attimino per... Volevo chiedere ad entrambi che significato ha il ruolo del leader nella setta, che significato ha il proselitismo, l'utilizzo dei beni economici soprattutto, l'esasperazione della vita comunitaria, il millenarismo, le profezie, le preghiere, tutte queste, le liturgie, eccetera, la morale sessuale e poi infine, ecco quello che ha raccontato un po' Daniele, la scomunica, insomma il fatto che non c'è più comunione tra parenti, ecco, i nonni non possono vedere i nipotini se escono dalla setta, dal movimento, e anche i problemi di stalker, ecco, il fatto che se hai acquisito lavoro grazie a questi fratelli, a questi amici, puoi perdere il lavoro, vieni isolato sul lavoro, ti fanno mobbing, eccetera. Tutto questo anche in relazione al fatto che si entra in una setta, come ha testimoniato anche Michel Hunzinger, che ha fatto parte di una setta qua milanese, in base a errati rapporti familiari, elaborazione del lutto e tanto altro. Se potete rispondere, Nicola, tu e Daniele. Sì, Daniele, prego. Allora, hai fatto tante domande, Tiziano, ti posso dire velocemente di quello che mi ricordo. Allora, per quanto riguarda il leader, secondo me, essendoci nato e vissuto 20 anni dentro, non si ha l'impressione di un leader, ma il leader è Geova, per loro è Geova. Geova comanda e Dio, no? Loro lo chiamano Geova. Per Geova tu devi fare qualsiasi cosa, devi rinunciare a qualsiasi cosa, devi soffrire qualsiasi cosa e vedrai che Geova ti benedice. Quindi sono capaci di fare qualsiasi cosa per questo Geova. Poi per quanto riguarda a livello economico c'è uno sfruttamento della base, perché chi si arricchisce sono i vertici che sono in America, sfruttano la base che non viene pagata, noi non venivamo pagati, ma anzi venivamo spremuti come limoni, perché dovevamo mettere le contribuzioni, i soldini dentro le cassette della sala del regno, per le costruzioni, per le pubblicazioni, per i missionari, che loro chiamano sorveglianti, per tante altre cose. Insomma, si parlava di, mi ricordo io, comunque gli anni 90, fine anni 90, si parlava di 50.000 lire a famiglia, 100.000 lire a famiglia che ogni mese bisognava mettere, perché una volta la costruzione della sala, una volta le riviste, una volta i libri, una volta, insomma. Poi, quando una persona deve andare in giro di casa in casa a dare questi libri, queste riviste alle persone, prima di tutto deve dare subito una contribuzione, quindi già paga la prima volta quelle riviste alla società editrice, e quindi già sono pagati. All'anticipo, Daniele. In anticipo. Dopodiché, quando si va in giro e si chiedono contribuzioni volontarie alle persone, se qualcuno dà qualcosina, quei soldi vanno messi di nuovo nella contribuzione, e quindi è pagata due volte. Quindi guardate un po' che grande marketing che hanno costruito questi grandi americani. E poi, per non parlare per la costruzione delle loro chiese, sale del regno lo loro chiamano, vengono costruite a manodopera zero, gratuita, dagli stessi componenti, i quali gli stessi componenti decidono di fare un mutuo con la stessa loro sede centrale, magari, che ne so, da 200.000 euro,
gli stessi adepti pagano quei 200.000 euro per costruire tutti i materiali, eccetera, eccetera, e quella società ha intestata quel bene costruito gratuitamente, che, come state vedendo in questi anni, si rivende, è facilmente rivendibile, perché sono costruiti architettonicamente come delle villette, esteticamente sono dei congressi, dei meeting, insomma è una società molto, diciamo, a sfondo immobiliare, se vogliamo così definirla. Sono molto molto furbi e fanno i soldi in questo modo. Poi altre domande che mi avevi fatto, adesso non ricordo. Come si entra nei testimoni di Geova, la rottura tra parenti e l'esasperazione della comunitaria? Si entra, loro sono molto molto abili, perché c'è questo indottrinamento, questa scuola, questa settimanalmente viene studiata, vengono studiate le loro pubblicazioni, dove si insegna a rispondere e a trovare la chiave di accesso di ogni persona, cioè sono tipo dei mini psicologi. Trovano il modo di parlare, di attaccare bottone con la persona, e da lì inseriscono il messaggio della speranza, di questa fine del mondo, che dove Dio aiuterà tutti quanti, insomma danno questa buona notizia secondo loro, e giustamente la persona che hai di fronte difficilmente ti dice qualcosa di brutto, perché comunque tu gli dai delle notizie belle, no? Quindi cercano il modo di, con il sorriso, con una giacca e cravatta, con un bel vestitino, diciamo, da donna, tranquillo, insomma, ben presentabile, di dare questa impressione di rappresentante sicuro di sé, e tu, in certo modo, magari una volta vai a prendere il caffè, una volta una chiacchiera, e comincia a studiare quello che loro ti dicono, e loro pian piano ti inseriscono queste nozioni, dove tu alla fine conta molto l'amicizia. Ecco, loro sono bravi perché ti fanno gruppo, quindi tu ti senti parte di un gruppo, ti senti felice, ti senti che tutte le persone ti vogliono bene. Quello che gli psicologi chiamano love bombing, ti bombardano, esatto, di amore, ti fanno, esatto, sentire un ente riconosciuto rispetto a tante parrocchie dove sei un anonimo e magari anche marginato. Esatto, questa è una chiave di volta loro, della loro capacità, della loro crescita, insomma. Con questi metodi loro riescono ad accaparrarsi la mente delle persone. Una volta che tu sei dentro, riesci poi magari a fare quel passo che feci a 15 anni, però magari tu lo fai quando sei adulto, però una volta che sei dentro, poi ti tengono dentro con la paura. Cioè, una volta che tu sei entrato dentro con l'amore, con love bombing, una volta che sei dentro rimani con la paura, perché ti incutono questa fine del mondo in cui verranno distrutti tutti quanti tranne i testimoni di Geova, e quindi tu non vuoi morire, non vuoi che muoiano te e tutti i tuoi familiari, quindi cerchi di rimanere dentro anche se soffri, anche se non ti sta bene tante cose. E poi loro non vogliono che tu ti informi da altre fonti che non siano i loro libri, le loro pubblicazioni, il loro sito internet, e quindi tu vivi in una bolla di sapone dove tutto ciò che ti viene passato è a senso unico, e tu credi che quello è ciò che devi fare nella tua vita. Quindi è un plagio mentale pian piano che entra nel tuo quotidiano, dove tu, se tu senti qualcosa al telegiornale o qualcuno ti dice qualcosa contro di loro, il tuo cervello automaticamente lo va a scansare, dice, pensandolo come una bugia o come una tentazione del diavolo per farti allontanare da Geova, e sempre ritorniamo, insomma. Poi, per non parlare dell'ostracismo, vabbè, il loro cavallo di battaglia è proprio quello, quindi non vogliono che tu parli con persone fuoriuscite che magari potrebbero raccontarti quello che ti sto raccontando io adesso. E tu magari potresti avere qualche dubbio. Loro i dubbi non vogliono che entrino nella tua mente. Quindi cercano in tutti i modi di chiudere queste porte, non farti parlare con chi esce, e se qualcuno esce devi allontanarlo in tutti i modi, anche se è tuo familiare. Infatti la mia famiglia ha fatto così con me. Quindi è una vera e propria setta molto molto pericolosa. Daniele, ti siamo vicini per quello che stai vivendo. Tra l'altro io ho due zii nei vertici dei testimoni di Geova, e loro, quando mi devono incontrare per il lavoro che faccio, lo fanno di nascosto, e soprattutto durante i funerali dei nostri nonni sono venuti di nascosto
durante la benedizione del prete, erano lì, loro erano a pregare nell'altra stanza, per carità, li ho anche apprezzati, però facevano tutto di nascosto perché non dovevano, come anche quando tornano per le feste di Pasqua e di Natale, mangiano a tavola ma non lo deve sapere nessuno, insomma. C'è sempre questa dicotomia, una dicotomia che viviamo un po' tutti nelle varie religioni rispetto ad alcuni precetti e ad alcune cose, però loro la vivono ancora di più, questa ipocrisia dicotomica. Grazie Daniele. Nicola, se volevi aggiungere qualcosa invece per le sette in generale, il leader, come si accade il Di proselitismo. dire quello, no, in pratica. Volevo ricollegarmi un attimo, magari anche per dare una prova scritturistica, no, tramite le stesse riviste rispetto anche a ciò che ha detto effettivamente Daniele. Sentite bene quello che loro dicono nella Torre di Guardia del 15 luglio del 2011, pagina 16. Poi dopo vi dico da dove ho preso queste citazioni perché vi presenterò tre miei scritti. Loro affermano, a proposito degli apostati, no? Di chi come Daniele è andato via, ha avuto il coraggio, insomma, di uscire. Supponiamo che un medico vi dica di evitare i contatti con una persona affetta da una malattia contagiosa e letale. Ebbene, gli apostati sono mentalmente malati. Cioè, vedete, loro poi sono molto educati, insomma, poi dicono che sono educati. E un'altra citazione che vi faccio è presa dalla Torre di Guardia del gennaio 2013, pagina 16, che potete consultare. Mi trovate sul loro sito, ecco, loro affermano, udite molto bene, dobbiamo mettere Geova al di sopra di qualsiasi altra cosa, compresi i legami di parentela. Non cercate scuse per frequentare un familiare disassociato, ad esempio tramite un'email. E citano 1 Corinzi 5:11. E io sono andato a verificare, ma Paolo non dice, non parla mica di mail. Cioè, loro praticamente si inventano determinate cose pur di rigettare. Poi a me tante volte dicono, dice, ma no, ma noi odiamo il peccato, non il peccatore, ma sono dei bugiardi, ma sono completamente dei bugiardi. Perché se tu mi odi il peccatore, non è nessun motivo per cui non devi salutare un'altra persona. Cioè, allora, queste e tante altre citazioni che voi potete trovare all'interno dei loro scritti per chi magari volesse approfondire, ecco, il tema, poi ci sono tante opere, io chiaramente tiro l'acqua al mio mulino, vi cito il libro che ho fatto io perché la vita è fatta così, però pur ce ne sono e anche tante altre, tutte ben documentate. Diciamo che da più di 2 anni che è pubblicato questo mio libro non ho avuto ancora una denuncia. Questo vuol dire che effettivamente per non avere la denuncia da loro, perché effettivamente le cose sono reali. Per rispondere, ecco, velocemente alla tua domanda, Tiziano, ecco, Antonio Fasol, nel libro Le Sette Svelate, cita molto molto bene questo discorso del leader, cioè il fatto del leader carismatico che assume appunto un valore massimale, addirittura considerato al pari o superiore alla stessa Bibbia. Ora, giusto per restare nel tema con la presenza di Daniele, c'era uno scritto di Russell, no? Dove lui studi sulle scritture, addirittura le paragonava addirittura alla Bibbia stessa, dicendo non importa quanto leggete la Bibbia, potete leggere tutti i miei scritti e arriverete alla verità nel giro di poco tempo. E quindi il leader assume una figura davvero elevata, però se si tiene presente proprio il plagio che questa persona può effettivamente fare all'interno di un determinato gruppo. Però io vi dico molto sinceramente, cioè, colleghi, voi sapete anche molto meglio di me che cose del genere accadono anche nella stessa Chiesa Cattolica. Basta vedere quanti preti possono manipolare pure il pensiero stesso delle persone, portano addirittura a comportarsi in un certo modo. Cioè, il mondo si dice che è bello perché è vasto, no? È molto variegato. E quindi determinate cose accadono sia in queste realtà, ma accadono pure all'interno delle nostre realtà, delle chiese stesse storiche. Quindi bisogna stare molto attenti a come ci si comporta, ma soprattutto non dimenticare che alla fine l'esperienza umana ti dice che noi non siamo dei robot, ti dice che siamo esseri umani che pecchiamo. Poi, ad esempio, nel libro che pubblicherò tra un paio di mesi, adesso vediamo un po', ho preso proprio in esame la differenza di veduta tra le chiese storiche e appunto l'ideologia stessa settaria, anche nel rispetto, no, delle persone. Ad esempio, io se avessi incontrato Daniele per strada, fosse stato ancora testimone, fosse stato magari cattolico, convertito e testimone di Geova, io non mi sarei permesso di voltargli la faccia, cioè io ci avrei dialogato con lui, avrei parlato così come faccio qui nel mio paese, con il Bussarsizio, come ho fatto a Barletta. Però
Ma questo accade anche in altre realtà. Ad esempio, i mormoni su questo sono più ligi. Cioè, i mormoni, anche se qualcuno se ne esce, non è che lo dicono che è una apostata, però comunque ci parlano. Quindi sono pensieri comunque pericolosi che affondano le radici in quei gruppi che vogliono avere appunto il monopolio mentale. Cioè, ma poi dopo tutto succede pure nelle nostre famiglie, se un genitore così ossessivo e possessivo che dice al figlio o ti fai così oppure non ti riconosco più come mio figlio. Quindi cioè, cose del genere accadono in tutti i settori, in tutti i versanti. Spetta a noi saper cogliere chiaramente le realtà più, ecco, più umane possibili. Ecco, Tiziano, spero di aver risposto, insomma, alla domanda. E mi... Sì, 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 guarda, mi sto rendendo conto che forse dobbiamo, anche magari pure in collaborazione con te, magari moderi tu l'incontro, facciamo un incontro col GRIS di Milano, ecco, perché tieni presente che abbiamo avuto diverse diciamo, domande su questo, almeno noi qui in Diocesi di Milano. Ci sono sette orientali che agiscono durante l'elaborazione del lutto, ci sono sette che agiscono durante la discoteca, nelle discoteche, che vanno a prendere i giovani nelle discoteche, ci sono presedicenti maghi, pranoterapeuti, così come hanno fatto con Michel Lunziger qui a Parabiago, vicino da noi, insomma. E addirittura alcuni si mettono dentro questi, non dico i leader, ma gli adepti storici in casa e li mantengono con richieste assurde. Ecco, se qualcuno vuole fare qualche domanda, allora c'era Alicia che chiedeva a Daniele, diceva Alicia, dai, fai la domanda perché non... Sì, no, vabbè, che comunque è già stato detto, sottolineato, cioè con loro riescono a fare molta presa su quelli che si sentono appunto fuori dalla Chiesa, insomma, dalla Chiesa Cattolica, quelli che non sono coinvolti appunto in parrocchia, in chiesa, si sentono emarginati, e loro riescono a fare molto più presa su queste persone, o sbaglio? Sì, loro usano questo approccio, questo marketing americano, no? Questo approccio fresco, diciamo, dove ti invitano magari a fare una chiacchierata, a parlare del più del meno del futuro, delle promesse di Dio, quindi diciamo argomenti che a chi è che non interesserebbe magari approcciare qualcosa del genere. Una volta che riescono a entrare nella tua lunghezza d'onda, ti inseriscono queste promesse fasulle, no? Arriverà il nuovo mondo sulla terra, rinasceranno i morti, tu riabbraccerai il tuo defunto che è morto, quindi in quel caso ti cominciano a toccare sul profondo, no? Qualcuno magari ha perso un figlio, un genitore, una moglie, un marito, e loro ti dicono che tra poco Dio risusciterà i morti, quindi tu lo potrai riabbracciare, e quindi tu cominci a dire, caspita, però... ma a me non mi hanno mai dette queste cose, magari fammi vedere se è vera sta cosa. E così tu cominci a incuriosirti, e una volta che entri nella loro rete settimanale di visita, è molto pericolosa la cosa, perché cadere in una comunità che sembra accoglierti con amore e con il sorriso, ma che ha dietro un'ipocrisia, una crudeltà che non potete neanche immaginare, non essendoci mai stati, è veramente una situazione che bisogna far sapere a tutti, perché non poche persone conoscono questa realtà, molti li conoscono soltanto da quel campanello che suona, ma dietro quel campanello molti non sanno tutta questa realtà che vi sto raccontando e che sanno tutti i fuoriusciti, insomma, ormai siamo in migliaia in Italia, quindi è una cosa risaputa. Tra l'altro, una in domanda. Italia è anche abolito il... No, Nicolas, devi prenotarti, c'è prenotato Salvo. Tra l'altro, in Italia è anche abolito il reato di plagio. Quella è anche abolito il reato di plagio e non si sta facendo tanto per rimetterlo, però qualche giurista è contrario, dice che la libertà di... va a rinfacciare la libertà. È una discussione che andrebbe un po' approfondita. Prima Salvo e poi Nicolas.
Grazie Daniele. Allora, io sono in un paese dove i testimoni di Geova hanno avuto grande successo, tanto per dire il mio DSGA è testimone di Geova, un collaboratore scolastico è testimone di Geova, avrò una quindicina di alunni che appartengono a famiglie di testimoni di Geova, eccetera. In più, mio papà era socio di un testimonio di Geova, aveva una piccola azienda agricola, erano soci. E beh, ci hanno tentato più volte andando a casa dicendo che io sono servo di Satana, che insegno religione, che cosa va a insegnare, eccetera. Però mi sembra che negli anni 90 c'era una diffusione più facile anche per loro. Adesso mi sembra che la questione si stia spostando su altri, io ho questa impressione, che sia più difficile aggregare anche per loro. E invece noto che fra i ragazzi soprattutto c'è un fai da te che ha come canale privilegiato la musica, quindi si va verso l'occultismo, c'è un grande interesse per l'occultismo, il culto la notte di vedere i film horror, e questo me lo dichiarano ragazzine e ragazzini di 14-15 anni che passano le notti a vedere film horror e messaggi di certa musica, eccetera. L'altra cosa che a me interessava è questo, l'amico di mio papà diceva sempre: io quando vado nella sala del regno mi si riempie il cuore perché sono voluto bene, no? Allora, il metodo, diciamo che è una sfida per noi, no? L'amicizia, anche se quella era un'amicizia strumentale. Uno va in una parrocchia e ognuno è per sé. Diciamo, tranne casi, c'è qualche caso di comunità vive, eccetera, però uno va a fare, come si dice, a soddisfare una prestazione religiosa e se ne va per i fatti suoi, eccetera. Per cui molte volte questo calore che utilizzano alcune sette va a colpire anche per una nostra deficienza, quindi al di là della ignoranza biblica eccetera, ma anche come testimonianza di vita. Quindi la sfida secondo me è anche a questo livello. Sì. Devo rispondere io oppure come volete? Ci prenotiamo, Daniele, aspetta, mi prenoto qui, vai. No, Salvatore ha ragione, e questa cosa che mi racconta, che raccontava di questi ragazzi che la notte vedono questi film d'horror, non mi stupisce, perché innanzitutto loro vivono in una realtà, è vero, di love bombing, di amore, ma all'interno delle loro pubblicazioni, il loro messaggio è un messaggio crudele di un Dio che giudica, che distrugge. Spesso e volentieri fanno vedere delle scenette dell'Antico Testamento dove alcune persone venivano uccise e descrivevano proprio minuziosamente come, insomma, qualcosa di macabro, delle situazioni che, se adesso ci ripenso, mi ricordo certe sensazioni sgradevoli, insomma, che il testo biblico non dovrebbe dare, perché è un messaggio imperniato sull'amore. Quindi loro esasperano il messaggio cristiano e lo rendono una punizione, un qualcosa che tu non ti meriti innanzitutto e che tu devi superare come una corsa a ostacoli, ma non ce la farai mai perché ti sentirai sempre peccatore, quindi tu ti senti sempre in difetto. E quella volta che magari ti senti a posto con la tua coscienza, ti dicono: fai attenzione perché non devi sentirti così, perché probabilmente stai sbagliando. Quindi sei sempre in difetto, anche nel sesso, anche loro sono così oppressi, così chiusi mentalmente, così con questo proibizionismo esagerato, che poi, specialmente nei ragazzi, crea l'effetto contrario, no? La voglia di scoperta, la voglia di tante cose strane, insomma, allucinanti. Quindi è un'esasperazione, non è una fede libera. Io ricordo la frase più bella che mi disse il vescovo Bruno Forte, quando la sera della notte di Pasqua io ricevetti i sacramenti, mi disse: noi vogliamo solo cristiani liberi. Questa parola qui mi disse. E mi illuminò quella sera, mi fece capire che stavo facendo probabilmente la scelta giusta nella mia vita.
perché lì dentro non c'è libertà, tu non ti senti libero, sei in una gabbia dove, da cui non puoi uscire, e se vai troppo vicino al confine del recinto probabilmente stai sbagliando, qualcosa ti succederà, qualcosa di sbagliato. Quindi c'è quest'ansia perenne sia nei giovani che anche negli adulti poi quando crescono. Nicola? Sì, niente, Salvatore, lei ha prettamente ragione. Cioè, la cosa è essenziale. Tu, anche se è sempre vecchio, dai. Va bene, sì, Salvatore, hai perfettamente ragione. Cioè, dopotutto, l'esperienza che facciamo un po' tutti, anche all'interno delle comunità, noi ci sentiamo incompresi o perché siamo laici, quindi magari abbiamo un posto, diciamo, di meno all'interno della comunità, però questa poi è l'esperienza dopo tutto anche dei primi cristiani, insomma, cioè, non era tutto rose e fiori, anche la Bibbia stessa, cioè San Paolo dice devo venire con il bastone tra di voi, cioè, succede, effettivamente c'è tra queste persone, si parlava appunto di questo bombardamento d'amore, c'è qualcosa che effettivamente da noi manca, ecco perché Padre Amatulli diceva che questi gruppi religiosi, soprattutto nella parte anche l'America meridionale, sembrano più, mi pare lo diceva proprio Daniele anche prima, no? Più esperti in psicologia che non esperti in studi se stessi biblici. Però diciamo che a me questo all'inizio mi creava un po' di perplessità, cioè anche io stesso che ho frequentato 2 anni questa chiesa, no? Questa setta religiosa, però poi mi rendevo conto che anche i banditi tra di loro si amano. Ma questo non significa che agiscono per il bene dell'altro. Quindi non è un problema di amore che magari a noi in parrocchia manca, anzi forse è meglio così, perché magari tu lo dici in faccia che tu per me non vali niente, anche se non dovrebbe essere, che no, magari questi amori fasulli, per cui poi arrivano ad un certo punto che ti screditano, poi avete sentito le citazioni, reputano gli altri come se non valessero niente. C'è un problema proprio di rispetto, di dignità che manca. E Salvatore, hai ragione, cioè, anche io come cattolico di questo mi metto in discussione e dico che posso fare, però c'è anche un'altra cosa bella, che quando tu vuoi operare anche all'interno della comunità per il bene dell'altro, vuoi operare per l'amore, c'è sempre il problema dell'invidia da parte delle altre cariche. Ecco, non vado oltre, se mi scomunicano oggi qui. Ok, Nicolas, ricordo che se non mi sbaglio il battesimo viene fatto nel nome del Padre, del Figlio e dell'organizzazione guidata dallo Spirito Santo, quindi nel nome anche dei testimoni di Geova vengono battezzati. Quindi strano. C'è un'idolatria molto forte, non è nel nome dello Spirito Santo, ma si battezzano nel loro nome. Prego, Nicolas. Io ringrazio veramente te, Daniele, per questo... Questa tua trasfigurazione, no? Che ti ha permesso di riconoscere il trasfigurato per essere nel tema di oggi. L'amico che ha parlato prima, veramente è molto di cui si parla, parlate tutti, ha veramente perfettamente ragione. E molti di queste persone, no? Testimoni giovani, sono anche brave persone. Effettivamente è una catena. Cioè c'è gente che al di là di non sapere che cosa succede veramente in un gruppo, si vede persone veramente anche meravigliose. Ora, la mia domanda è circoscritta al fatto che, sapendo queste cose e tante altre cose di vari gruppi, per la fine sono anche truffatori, no? Non avete dei rapporti con le procure della Repubblica, al di là del plagio, cioè che permette una tax force che aiuta a scovare tutte queste persone che truffano, che sembra che vogliono aumentare l'autostima delle persone nell'ambito psicologico, e in realtà sono dei grandi distruttori delle loro anime. Okay? Fortuna che noi come cattolici abbiamo il Santo Padre, che non solo è un'istituzione, ma che è un'ente talmente alta di moralità che va anche a riconoscere dove noi abbiamo sbagliato, dove sbagliamo. Ma nelle altre istituzioni, negli altri gruppi, purtroppo più delle volte non c'è un leader che si abbassa per riconoscere, dato che siamo tutti umani. Ecco, insomma, sono due sfaccettature, il problema giuridico e il problema del leader che non riesce a redimersi. Grazie Nicola, una domanda importante la tua, doveva uscire fuori
questo discorso. Prego, carissimi. Rispondo io allora. Nicolas, sì, il loro leader naturalmente sono i vertici che sono in America e sono 8 persone, si chiamano corpo direttivo. Questi 8 dirigenti gestiscono tutta questa società in tutto il mondo, dalla stampa, insomma, alle congregazioni, ai soldi che girano, insomma, tutto il giro nasce da queste 8 persone in America. Per quanto riguarda a livello giuridico cosa si possa fare, io l'ho scritto proprio tra i commenti, una cosa che siamo riusciti a fare finalmente, cioè un piccolo passo che siamo riusciti a fare è aver inserito nel Parlamento una proposta di legge contro l'ostracismo, quindi contro i dirigenti di qualsiasi organizzazione che incita a isolare un proprio adepto. Naturalmente noi ci riferivamo ai testimoni di Geova, ma è una legge, è un testo di legge che vale a livello universale per qualsiasi associazione. Quindi abbiamo fatto questa puntata la settimana scorsa sperando che a livello parlamentare si possa discutere questo progetto di legge, che è stato scritto molto molto bene da un nostro amico avvocato giurista. Allora tu ritornerai con lui, ritornerai a parlarci. Grazie, grazie. Io non lo sapevo, l'ho detto per caso. Che sì, bella, se vai su quel link che ho messo, c'è proprio la trasmissione che parla proprio in modo specifico di questa proposta di legge, visto che in Italia c'era bisogno. Questo, diciamo, giurista per adesso sta un po' in anonimato, perché lui è anch'esso un testimone di Geova, ma in attivo. Quindi ormai non frequenta più da tantissimi anni, anche la moglie, però dal di fuori sta facendo qualcosa, ecco, per cercare di risolvere questa situazione. Con le sue competenze ha scritto questo testo di legge che poi siamo riusciti a far inserire nel Parlamento, quindi speriamo che la cosa vada avanti. È difficile, ma speriamo, insomma. Preghiamo tutti per questa intenzione. Sì, e poi per quanto riguarda una cosa che ha detto giusto Nicolas prima, certo, gli testimoni di Geova sono delle brave persone, fondamentalmente sono raggirate da questi dirigenti che li ha manipolati, sono delle bravissime persone, però proprio per questa loro fede zelante che hanno nella loro organizzazione sono capaci di una crudeltà molto molto elevata. Non se ne rendono conto forse, oppure soffrono anche loro sicuramente, però scelgono di fare delle azioni crudeli che fanno veramente molto male agli altri, quindi dobbiamo aiutarli anche dall'esterno pian piano, prima di tutto con il nostro esempio e poi cercando di far capire che l'amore non è ciò che esisteva solo in certi versetti dell'Antico Testamento, ma l'amore è ciò che ha completato Gesù, che è tutt'altra cosa. Quindi la pienezza del messaggio biblico è in Gesù, non in un Geova che distrugge i nemici, cioè tutt'altra argomentazione. Quindi magari è difficile, però dobbiamo provarci. Nicola? No, non aggiungo altro. Daniele è stato abbastanza Sì, direi. Ricordo che in Italia la libertà di culto permette l'adesione a delle sette segrete o meno. L'importante è che non ci sia reato fino alle denunce, ma c'è comunque un numero antisette della Polizia di Stato, cioè un dipartimento antisette, e c'è un numero antisette della comunità Papa Giovanni XXIII, che nella persona di Donaldo Bonaiuti, mi pare si chiami, un prete esorcista, si occupa di queste problematiche. Do la parola a Marianna. Il microfono, Marianna, mi pare se l'avevi pigiato. Scusami. Avrei due domande, un po' personali, riguardano la tua esperienza, no? La prima domanda, come dall'essere testimone di Geova, come sei approdato poi al diventare cattolico addirittura? Perché io, diciamo, riesco a capire che uno è troppo opprimente l'esperienza che fa e quindi se ne esce, no?
con tutte le difficoltà che affronti o che hai affrontato, ma poi approdare a un'altra religione mi riesce un poco così. E poi la seconda domanda, sempre secondo la tua esperienza di alunno, se ricordi quando eri alunno, io insegno in una scuola media, un ragazzino di 12-13 anni che è testimone di Geova e quindi la famiglia, tra virgolette, lo obbliga a non avvalersi dell'insegnamento della religione, però durante l'ora di religione di fatto rimane in classe, di cosa avrebbe bisogno? Cioè, come la vive questa ora? Bellissima domanda, Marianna. Allora, quando esci da Testimoni di Geova, esci disgustato della religione, esci disgustato di Dio, esci disgustato della fede, di tutto. Non vuoi sentire niente perché se tu pensavi che quella era la vera religione, figuriamoci tutto il resto. La stessa cosa è venuta a me. Infatti io dicevo che per 10 anni ho dovuto fare un percorso molto molto lungo. E poi dopo 10 anni, diciamo che forse anche un po' complice la mia compagna, anche un po' la mia maturità, pian piano, pensando di farmi una famiglia, pensando di per il futuro, insomma, cosa avrei voluto fare, ho detto, la mia compagna era cattolica, è cattolica, ho detto, vabbè, vediamo un po' questa chiesa, un po' che mi dice, no? Vediamo un po' di... A me mi dicevano che questa chiesa era Satana e il diavolo, era la madre di tutte le false religioni, quindi figuriamoci un po', però vediamo, proviamoci. E ho cominciato ad andare a messa. E le prime 2 volte che andai a messa, così, ascoltavo quello che si diceva, ma dentro di me, dentro la mia testa, mi rimbombavano tutte quelle cose che mi avevano insegnato, che sono i più peccatori di tutti quanti, rappresentano proprio il diavolo, rappresentano le false religioni. Per cui io, cioè, veramente stavo in conflitto con me stesso, anche se comunque il messaggio mi piaceva, perché si parlava, come ripeto, dell'amore, del perdono, della misericordia, cioè tutte cose completamente diverse da quello che sentivo nelle loro sale, dove si parlava spesso, ecco, di convincere gli altri e di questo fine del mondo, questo Dio che giustizia tutti quanti, insomma, erano discorsi diametralmente opposti, però mi piaceva molto di più questo. Quindi le prime 2 volte furono molto difficili. Poi piano piano, dalla 3ª volta in poi, cominciai a capire che quei discorsi erano veramente genuini, cioè senza filtri, erano puliti, senza doppi fini. Cioè, se tu volevi ascoltarli, se no potevi e te ne andavi, ti alzavi e te ne andavi. Questa cosa mi ha molto colpito e poi pian piano sono andato avanti. Per quanto riguarda da ragazzino, ricordo anche io che a scuola dovevo giustamente andare fuori dalla classe perché la mia famiglia era testimone di Geova e quindi innanzitutto la vergogna perché la classe ti comincia a vedere come il diverso, come quello esiliato, quello che non fa le cose, quello che si mette a disparte, ma in disparte dagli altri. E quindi io non ho mai assistito all'ora di religione. Però se io fossi stato in classe, probabilmente mi sarebbe piaciuto, ecco, un discorso storico, un discorso molto tecnico della religione e della spiegazione di Dio, della fede, dei cristiani, insomma, del messaggio biblico, perché questo può magari aiutare a smontare un po' di convinzioni che loro ti dicono nelle loro sale, perché magari parlare un po' in generale, che ne so, della Chiesa o di altre religioni, sì, può essere una cosa che magari un ragazzino può pensare, beh sì, queste sono le solite cose che si dicono per attirare a loro stessi l'argomento, no? L'interesse. Però se magari si tocca qualche concetto, che ne so, la Trinità, qualche concetto tecnico della dottrina, che ne so, la croce, loro non credono nella croce, oppure altri argomenti simili, magari, non so, potrebbe far breccia un po' in quello che loro cercano di spiegare in modo sbagliato, ecco. C'è da dire che molti insegnanti di religione accolgono clandestinamente tanti testimoni di Geova, e anche siccome nell'ora di religione spesso si fa pure la festa di compleanno, questi partecipano in modo clandestino anche alle feste di compleanno.
Oppure mi ricordo che alle volte portano loro dei dolci, delle cose, dicendo vabbè oggi non festeggiamo niente, però avevo voglia di condividere qualcosa con voi. C'è questa sofferenza proprio dei ragazzi testimoni di Geova. Parlo di ragazzi maschi, non di ragazze, proprio di ragazzi maschi, che ricordo che uno venne con la scusa che aveva fatto la patente, offrì una gran roba a tante persone cucinate da lui il giorno prima, perché non aveva mai potuto festeggiare il compleanno, ne ha sempre partecipato ai compleanni dei propri compagni in maniera clandestina, ecco. Io ricordo anche due particolari. La prima, nell'oratorio dalle mie parti in Puglia, io ho conosciuto, ecco, due ragazzi che ora sono fuori, dai testimoni di Geova, adesso sono un po' adulti, e mi ricordo appunto che uno di questi ragazzi veniva molto spesso a giocare in oratorio, no? Poi io gli dissi, senti, che poi ha il tuo stesso nome praticamente, no? Gli dissi, ma non dicono niente? Dice, sì, dice, però mi diverto, mi piace tanto. Dice, non è che adesso mi cacciate anche voi, perché mi impediscono di fare tante cose. Gli dissi, ma guarda, ho detto, ma figurati, che devo stare a riferire qualcosa a qualcuno. Ed è rimasta questa simpatia, no? Di guardare l'altro appunto nella sua dignità, nel suo rispetto, no? Perché magari professa un credo che può essere anche diverso dal mio. E un'esperienza ancora più recente, risale al 2015, quando io ho insegnato al Bernocchi di Legnano, c'era un ragazzo che poi comunque ha deciso di battezzarsi ugualmente, però lui in classe mi chiedeva, cioè lui, anche se non faceva religione in classe, però rimaneva e mi faceva tante domande. Una di queste, ad esempio, è stata la croce. Io ho discusso con lui sul nome di Dio. Ecco, io mi rendo conto che, questo succede anche quando io tratto il tema delle religioni in classe, no? Mi colpiva quello che diceva padre Maurizio De Sanctis, un teologo e psicologo. Lui diceva che il fatto che tu non sappia dare delle risposte opportune a questi ragazzi ti crea appunto vuoti, crisi esistenziale, cioè la mancanza appunto di risposta effettiva, no? Che non significa che devi essere un genio, devi essere super intelligente, ma almeno cercare di coltivare qualcosa di interessante. Questa è stata anche la cosa che è successa anche a me, cioè io quando frequentavo queste adunanze io ricordo che era sempre una continua condanna, e non sono arrivato al passo che io non sono nato tra di loro, non mi sono neanche battezzato, però mi ricordo che era sempre una condanna, cioè la chiesa così, quello così, no, cioè, non se ne poteva più. La grande prostituta, no? La Chiesa Cattolica. Quindi, cioè, sì, non prostituta, ma proprio la grande, cioè, completamente, insomma. Alla fine andiamo proprio... Quindi, questi particolari. Poi è chiaro che se dialoghi con loro, a me tante volte è capitato, mi hanno detto, tu sei proprio la sinagoga di Satana. Ho detto, vabbè, mi fa un immenso piacere. Sì, io non voglio questa frase. Quindi, non sopportano il contraddittorio. E il fatto che uno come loro, ma poi non sono gli unici testimoni di Geova, cioè il fatto che non sopportano il contraddittorio, cioè, profondamente è una crisi esistenziale, cioè sono psicotici. Perché il fatto di non sopportare il contraddittorio, dovresti perlomeno farti una cura a base di tisana, cioè dovresti imparare a dialogare con l'altro, perché cioè, se tu pensi di avere la verità, non devi aver paura di confrontarti con l'altro. Che paura hai? Cioè, è logico, no? E niente, poi appena è pronto magari mi dici che ho presento un po' i tre testi e poi niente, tutto qua. Grazie. Io volevo salutarvi perché ecco, mi aspetta la mia famiglia di là, quindi ho una bimba piccola di 20 mesi, almeno la vado un attimino a... Auguroni, grazie. Tanto piacere, grazie mille. Buon lavoro. Daniele mi aveva parlato oggi al telefono di te, sono contentissimo. Bene, grazie, ciao, grazie Daniele, saluta. Per presentare i testi, ricordo anche le problematiche che i testimoni di Geova e le sette hanno al loro interno, le problematiche di divorzi, le problematiche di abusi sessuali, le problematiche sessuali che hanno all'interno del loro ordinamento, e insappiano tutto, insappiano tutto. Allora, questo sei tu, Nicola Paolillo? Sì, questo è stato praticamente... No, hai tolto, ecco, ingrandisci un po', poi magari me lo mandi, io faccio lo screenshot e lo mando in chat. Sì, va bene, non c'è problema. E praticamente questi però non sono reperibili in libreria, quindi chi volesse acquistarli, sia cartaceo o anche ebook, scrivi il tuo numero in chat, Ordinarli no, tramite me va bene, io ve li posso spedire.
però ordinarvi direttamente su Amazon, quindi chi ha una casa. Ah, va bene. Tanto ormai oggi tutti compriamo su Amazon. Questo è stato il primo libro, praticamente, che è una raccolta anche della mia tesi di laurea in scienze religiose, e non ho fatto altro, perché mi sono laureato proprio con questa tesi in scienze religiose dell'Istituto Vitrani, e non ho fatto altro che raccogliere un po' di testimonianze per cercare di mettere a confronto sia la Trinità ortodossa, quindi quella cattolica, ortodossa e protestante, e comparata poi con le credenze antitrinitarie. Affronto vari temi, insomma. Allora abbiamo fatto una conferenza su questo, ma è molto interessante. Molto, molto interessante. Sì, diciamo che è così interessante che ho venduto poche copie. Grazie, va bene, andiamo avanti. E poi questo che invece, diciamo, che va a ruba, diciamo, sono anni e anni di lavoro che porto avanti, quello sui testimoni di Geova, che è reperibile sempre su Amazon in due tipi di formati. E praticamente, ve lo dico in maniera molto veloce, per chi fosse interessato in questo mondo, vi dico in maniera sintetica un po' questi capitoli, affronto un po' la tematica, però sempre documentata, non inventata, circa le date della fine dei tempi che non si è mai realizzata, oppure il confronto con le due Bibbie, la nostra e quella protestante e quella dei testimoni di Geova, oppure anche la questione dei due, si parlava appunto dei 144.000, quindi paradiso terrestre e celeste, e poi anche la questione del nome di Dio al capitolo 5 e altri argomenti, no? Chi è il corpo direttivo, la questione dei frutti, il Natale, poi la predicazione, la Chiesa ha proibito l'uso della Bibbia che è un cavallo di battaglia per loro, la trasfusione di sangue e poi il servizio militare, la politica e poi anche la questione relativa ai compleanni di cui si parlava prima. Questi sono i due testi che ho. Poi ad esempio anche sui compleanni, no? Anche una contraddizione, perché loro non festeggiano i compleanni, però poi alla fine le loro ricorrenze le fanno. Cioè, questo poi, vabbè, è un'altra questione che ho preso in esame. L'altro testo che invece non possiedo, la cover, si parlava appunto di della questione, insomma, del nostro ruolo all'interno della Chiesa. Ecco, questo l'ho pensato per voi. Si chiama Pietre vive, tra il cristiano e il suo ruolo, tra teologia, psicologia, teologia e valori e amore. Praticamente è un testo, questa è la vecchia edizione, ho pubblicato quella nuova che potete sempre acquistare su Amazon, costa pochissimo, 5 euro. Prende in esame appunto nella prima parte la problematica del ruolo del laicato nella Chiesa. Cioè, io sono stato molto schietto, infatti il mio parroco ha detto, ha avuto un grande coraggio a scriverlo, a meno che non mi scomunicano mai. Perché è schietto? Perché è l'esperienza quotidiana, cioè magari persone che non vengono ascoltate, bistrattate, isolate, che non hanno voce in capitolo. Ho documentato tante cose e poi l'altra parte del libro affronto delle tematiche che può essere utile anche per voi affrontarvi in classe, no? Tipo l'invidia, la gelosia, l'amore, l'inno all'amore di San Paolo, il concetto del buon samaritano, le amicizie e tante altre cose che sono argomenti utili che possiamo affrontare anche in classe, io l'affronto molto volentieri. Niente, tutto qua, scusate per la pubblicità, ma insomma. No, non ci mancherebbe. Grazie, grazie a te Nicola, grazie ancora a Daniele, ricordo i prossimi appuntamenti che sono il 4 di marzo con la professoressa Lorella Parente, teologa dell'Istituto di Scienze Religiose di Salerno, sulla Laudato Si di Papa Francesco per un'ecologia integrale, che verrà intervistata dalla nostra collega e membro attiva di comunità IDR in uscita, che è Brunella De Carlo, Bruna Girasole. E poi il 5, non so se c'è ancora Gaetano, alla sera sempre alle 18.30, così il 4 con Brunella e il 5 con Gaetano, al Budanzi, il nostro referente biblico, parleremo del Salmo 30, del Salmo penitenziale 30, perché è il venerdì di Quaresima, continueranno i nostri itinerari quaresimali e la sera pregheremo nuovamente la Via Crucis. Devo dire che è stato un momento... Salmo 130, sì, scusami. È stato molto emozionante venerdì scorso, c'era anche Gaetano, la Via Crucis del professor Santo Paolo, proprio è... Il professor Santo Paolo si è superato stavolta nelle meditazioni. La facoltà di Napoli, bravissimo, bravissimo Luigi. Bene, e poi il 7 avremo padre Giovanni Bellone del Pime di Milano per la sua esperienza di pastorale delle periferie missionaria. E poi l'8 marzo, sempre Bruna ci propone una serata alle 21 per la festa della donna con una donna che ha avuto delle gravissime violenze, addirittura la morte di alcune figlie, delle gravissime violenze di femminicidio e di
le gravissime forme di violenza. Ricorderemo le donne, pregheremo per le donne in questo modo. L'11 di marzo Lidia Maggi, grande esperta di parola di Dio e di ecumenismo, e il 12 marzo concludiamo questo primo stip di febbraio-marzo con Fabio Marchese Ragona, vaticanista della Mediaset. Oggi lo avete visto tutti quanti al TG5 perché ha ricordato il giorno delle dimissioni, del lascito del ministero Petrino di Benedetto XVI, mentre con lui parleremo della Chiesa di Papa Francesco, grande dono di Dio, ma anche del nostro caro Benedetto XVI, senza il quale non avremmo avuto Papa Francesco. Quindi questo alle 18:30. Sono incontri importanti che mando sulle chat in maniera registrata, come anche quello di ieri su profili giuridici, identità di genere, identità sessuata, e sono abbiamo previsto anche degli incontri per i 700 anni della morte di Dante, le celebrazioni dantesche. Insomma, ci abbiamo verso la Pasqua con delle cose molto carine e molto belle. Io volevo veramente ringraziare tutti voi, in particolare gli affezionati, da Marianna, Salvo, Filomena, Antonello, Licia, Alessandro che è ritornato, le persone che sono venute in questi giorni, Teresa, Carmela Verdoliva, insomma tutti quanti, il nostro Gaetano, Nicolas, tutti quelli che sono venuti, perché veramente stiamo costruendo una comunità che per il momento non vuole darsi statuti, non vuole darsi regole ben rigide, ma nella fraternità, attraverso i nostri difetti, ci mostriamo proprio per quello che siamo. Ogni tanto scappa la battuta, scappa la frecciatina, la cosa, ma ci mostriamo proprio, come ha detto Nicola, meglio mostrarsi per quello che siamo che per questo love bombing che poi ci porta ad avere paura di Dio e del fratello. Invece noi qua, pur non conoscendoci, cerchiamo di accogliere Dio e il fratello così come sono. Grazie Nicola, ci tenevo tanto, lo sai, a questo incontro, lo sai che io e te ogni tanto discutiamo, non abbiamo sempre le stesse visioni, le stesse cose, però ti ho fatto sempre capire, almeno da parte mia, da parte di Alice, che la grande stima di cui sei oggetto proprio per la missione che porti avanti, e nello stesso tempo diciamo un gloria al padre, perché è un santo, a padre Amatulli, e ci salutiamo, d'accordo? Ok. Gloria al padre, al figlio e allo spirito santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. E per intercessione del servo di Dio Padre Amatulli ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti e a domani sera alle 18:30 con i Vespri e la condivisione della parola di Dio. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. 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 Ciao.